Tra poco sapremo dove apparirà il settimo e ultimo frammento del cristallo magico. Tilda, tocca a te ora. Certo, vediamo. Pochi secondi e... correttamente sorprendente! Allora, ci dici qual è la nuova destinazione? Caro Ali, non ci crederai, ma lo Shariman apparirà fra 3 giorni, 8 ore e 16 minuti, esattamente... Grandi sabbie, ti decidi o no a parlare? Apparirà esattamente nel punto in cui sorge la torre del tuo maestro, il vecchio Aladino. Vuoi dire che torneremo a casa? Correttamente esatto! Lo sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Questo significa che dovremo tornare nel cuore dell'Emirato. Non è che a me faccia molto piacere. Non preoccuparti, Ben, staremo in guardia. Adesso però prepariamoci, non abbiamo molto tempo. Giusto, corro a rifare l'inventario del mio laboratorio. Deve essere perfettamente in ordine. Io intanto vado a dare la notizia al mio papone. Faccio presto. E io preparo qualcosa di nutriente. Correttamente corretto, papone. Se tutto va bene, fra 3 giorni il settimo frammento dello Shariman sarà nostro. Che emozione tornare lì dove ho imparato i segreti dell'alchimia, dove ho vissuto i miei ultimi 837 anni. O sono 873? Bollenti sabbie, ma qui manca la virgulta prosperosa! È inaudito! Non posso tornare a casa senza la virgulta! Vado a cercarla. Che altro si può fare per sconfiggere quel maledetto Farhat? Le abbiamo provate tutte. Uragani, tempeste di sabbia, piogge di pietre. Per non parlare di tutti i petrocopter che mi ha distrutto, del canguro robot che mi si è rivoltato contro, e del mastino meccanico! Vado a controllare i nuovi pozzi al confine con l'Arrimal. L'odore del petrolio mi tirerà su. Ha solo avuto fortuna, vostro figlio Farhat. Molta fortuna. Ma io so aspettare. 7.000 anni ho atteso e mi basta un solo suo errore. Un solo punto debole. Lo sto cominciando a percepire ora. Si sta aprendo una breccia laddove nessuno avrebbe immaginato! Oggi il sole batte come un martello. Che caldo! Non ci vedo nemmeno più tanto bene. Ecco la mariposa rinfrescantis! Una formica! Mi ha spaventato! Spaventato da una formica! Uno scorpione come me! La vecchiaia! Qui ci vuole una buona radice rinfrescante! Ferrosa ricostituentis! È quel che ci vuole! Eppure è la radice più morbida che ci sia nel deserto! Sarà meglio tornare alla tenda. Devo riposarmi un po'. Roventi sabbie! Non riesco più a muovermi! Nessuno sa fare il couscous come te. Grazie tante, ma lasciane un po' ad Ali. Lo sai che ne va matto. A proposito, che fine ha fatto? È fuori da stamattina. Starà cercando l'elisir di giovinezza. Certo che ne avrebbe correttamente bisogno. Io vado a cercarlo. Ma dai, Ben, cosa vuoi che gli sia successo? Ali è stato eternificato, non può accadergli nulla. Nessuno può essere tranquillo se è da solo nel deserto. E non finire il couscous. Ali! Ali! Rashid! Si è spinto fin qui con i suoi maledetti pozzi di petrolio. Devo trovare Ali e avvertire Farhat. Ma che ci fa una nuvola così fitta proprio sopra il deserto? Rashid! Cosa? Tu? Taci e ascolta. Il maledetto scorpione sta morendo. Ali? Bravo, l'hai fatto fuori? No, un antico incantesimo ormai è quasi finito. Mentre mi preparo allo scontro, tu attaccali senza sosta e sfiancali! Pozzi e trivelle, finalmente! Questa è la volta buona! Sono stufo di Rashid!
cosa ti è successo? Coraggio, come ti senti adesso? Ci hai fatto prendere un bello spavento, sai? Come dici? A volte nella vita... Non riesco a capirti. A volte arriva qualcosa che non stiamo aspettando e che si pensa non arriverà mai, soprattutto quando si hanno 873 anni. No, non dire così. Peccato, proprio ora che potevo tornarmene a casa. Ci tornerai presto, te lo prometto. Devi essere forte. È quello che vorrebbe anche lui. Non può morire così. Io dico di proseguire comunque fino alla torre di Aladino, dove è stato eternificato Ali e dove potremo trovare un rimedio per salvarlo. Guarda lo scorpione. La coda ha cambiato inclinazione di nuovo. Speriamo che sia un buon segno per Ali. Non voglio vivere in eterno. No. Fa troppo freddo. Voglio essere uno scorpione come tutti gli altri. Attenti! Giù! Presto, dobbiamo scavare una buca. Pozzi e trivelle, sì! Ci siamo! I sensori olfattivi hanno fiutato qualcosa! Che ne pensi? Penso che Rashid non fa mai niente per caso. Forse ha visto Ali dal suo aereo e ora ci cerca con una iena meccanica. Già. Qual è il senso più sviluppato della iena? L'olfatto! Esatto! Maledizione! Non c'è tempo da perdere! Togliti gli scarponcini! Cosa? Ehi! Ma che fai? Sei impazzito! Fermati! Mi spiace! Eccoli! I sensori hanno sentito odore di insopportabili eroi! Ma può sapere quale scorrettissima idea ti passa nel cervello? Dopo ti spiego! Inconfondibile puzza di gorgonzola. Perfetto. Come ti permetti? I miei piedi non puzzano. No. Sta a vedere. Fuori di qui. Abbiamo pochi secondi, forza. Questa me la paghi, farà. Dai, sbrigati. Un odore fortissimo e vicinissimo. Ehi, perché ti fermi all'improvviso, stupida iena? Insomma, mi vuoi spiegare? L'olfatto elettronico della iena robot ci avrebbe individuati in pochi secondi. E così ho pensato di depistarla con l'odore, come dire, decisamente forte dei tuoi delicati piedini. È falso, è scorrettamente scorretto! Però funziona. Quest'affare è impazzito! Fermati! Fermati, ti dico! Aiuto! Squagliamocela! Fermatevi! Comunque, i miei piedi non puzzano. Ali, ti abbiamo riportato a casa, nella torre del tuo maestro. Mi senti? Non c'è ragione. Non c'è pozione. Portiamolo dentro. Avrà scritto da qualche parte come fare la pozione. Non è detto. Aladino forse la conosceva a memoria. La formula eternificante non doveva cadere nelle mani di nessuno. Oppure è andata distrutta. No, deve essere nascosta qui dentro. Sono ore che cerchiamo. Qui ci sono solo ampolle vuote. Ehi, guardate, interessante. Fammi vedere. Tu mettila contro luce. È arabo antico, forse ci siamo. Sì? C'è scritto esattamente: se vuoi eternificare uno scorpione, la rosa più bella devi innaffiare con la pioggia dell'Arrimal.
Che cosa significa? In effetti è scorrettamente ermetico. Forse è scritto in codice. Oppure è solamente stupido scherzo. Dove possiamo trovare una rosa qui? E la pioggia? È impossibile. Già, nel deserto dell'Arrimal non piove mai. Scorrettamente esatto. Siamo al punto di partenza. Già, e Ali sta morendo. Proverò a decodificare la scritta al koala computer. Farad! Mamma! Farad, tesoro! Ti sei dimenticato, forse? Cosa? Hai promesso di accompagnarmi al giardino di rose, sulle dune. Oh sì, il giardino sulle dune. La rosa non è un fiore, è una pietra. La rosa del deserto. Corretto, sono aggregati cristallini formati da materiale portato dal vento sulle dune e acqua che evapora dal sottosuolo. Sì, sì, va bene, ma poi come facciamo a innaffiare la rosa con la pioggia? Nel deserto dell'Arrimal non piove mai, è un enigma. Tristemente corretto. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Cosa? Che vuoi dirmi, Ali? Passaggio segreto. Un passaggio segreto. Come si dice in questi casi? Fuoco! Dobbiamo trovare il passaggio segreto. Non c'è niente di più difficile che scoprire il segreto di un passaggio segreto. Oh, Ben, attento! Oh. Andiamo! Il passaggio segreto! Come non detto? Per trovare il segreto di un passaggio segreto serve una cannonata! Sbrighiamoci! Oh. Non si vede nulla! Aspetta! Ho sempre i miei fiammiferi da cucina! Ah, andiamo! Speriamo che questa galleria porti davvero da qualche parte. La iena di Rashid ci sta fiutando. Non vi darò mai il mio secondo paio di scarpe, è correttamente chiaro? Va bene, ma quella risata mi mette i brividi. Ma che fai? Dobbiamo andarcene. Quella prima fiuta e poi morde. Non ancora. Sto cercando la radiofrequenza della iena robot. Per fare cosa? Aspetta e vedrai. Aiuta, stana e sbrana! Annullo i comandi di Rashid e sintonizzo la maledetta bestiaccia sulla funzione risata! Pazzi e trivelle! Che ti prende adesso? Chi di riso colpisce, di riso perisce! Lo spettacolo è divertente, ma direi che ora è meglio andare. E vai, vai! Vorrei sapere che c'è da ridere! Farad, io ti odio! E adesso, mi sai dire in che direzione dobbiamo andare? Prima di tutto troviamo una duna grande, la più grande che ci sia. Ci penso io! Da quella parte, un'immensa duna a forma di mezzaluna! E poi, dopo che avremo trovato la rosa più bella, come faremo ad innaffiarla con la pioggia? Ci vorrebbe una pozione di Ali. Già, ma questa volta dovremo arrangiarci da soli. Ti faccio passare io la voglia di ridere.
Non è perfettamente a punto, ma andrà bene per stanare quell'insopportabile ragazzo! Arr! Siamo alla resa dei conti, Farad! Ali ormai se n'è andato e tu lo seguirai! Vai indietro, Egocard! No! 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 Come fanno gli struzzi a ficcare la testa nella sabbia? Non credo che ci finiscano dentro a questa velocità. Già, hai ragione. Ma dove sono Tilda e Ben? Li ho visti schizzare via come frecce. E Ali? È vero, Ali! Come sta? Non lo so, mi sembra che non respiri più. Giralo a faccia in giù e premigli il torace. È vivo, ma dobbiamo ancora trovare la rosa del deserto o non ce la farà. E Tilda! E Ben! Non possiamo pensare a loro adesso. Occupiamoci di Ali e di Egocard. Eccolo! Sono pronto! Dannatamente scorretto! Questo rumore l'ho già sentito! La preda è vicina, anzi molto vicina! Egocan è di nuovo scomparso nel nulla. Vuole attaccare prendendoci di sorpresa. Ha anche spazzato via la grande duna a mezzaluna. Ora come faremo a trovare le rose del deserto? Tilda ha detto che si formano con acqua che evapora dal suolo, quindi bisogna cercare l'acqua. L'acqua la devi sentire, il deserto ti parla se lo sai ascoltare. Ma io non sento niente. Shh! Sì, ci siamo. Lo sapevo. Qua sotto c'è acqua. Ah! Il che vuol dire che forse coperte dalla duna ci sono le rose del deserto. Qui starai più fresco, vedrai. Ali, io sto facendo tutto quello che posso, ma tu resisti ancora un po'. Ti prego, a tra poco! Dentro, Ombra, scava in profondità e cerca le rose. Magnifica posizione per distruggerti, Farad. È bella, ma sicuramente non la più bella. Non possiamo permetterci errori. Va e cerca ancora. Farad, guarda! È bellissima! Non c'è dubbio, è la più bella rosa del deserto. E adesso che cosa facciamo? Egocan sta attaccando! Via! Presto! Via! Giù! Sta cercando un varco per finirci. E noi dobbiamo ancora bagnare la rosa con... Ma certo, sarà lo stesso Egocan ad aiutarci. Siamo in una wadi, giusto? Un fiume in secca, un luogo dannatamente pericoloso in caso di... di acquazzone. Vieni fuori, maledetto! Prova solo a mettere fuori il naso e io ti trafiggo con i magici cristalli! Coraggio, ti sto aspettando! Aspetta, ingenuo! Aspetta e vedrai!
come avevo immaginato. Teniamo sotto la pioggia la rosa del deserto e speriamo che vada bene. E adesso? Devo fargliela mangiare o applicarla come un impacco? Per non sbagliare, fai in tutti e due i modi. Ma sei impazzito, ragazzo! Mi vuoi soffocare? Ah! Alisayev! Roventi sabbie! Ma che accidenti succede, eh? Sei guarito! Evviva! Mettimi subito giù! Ti sei accorto che sta diluviando? È stato Egokan! Egokan? E stai qui a ridere come un idiota mentre Egokan cerca di affogarci! Ah! Oh? È morto, Farhad! Presto, presto! Ci vuole subito una buona invisibilla! Ali, scusa, ma devo pungerti! Dove siete, maledetti? Non c'è che dire, Ali, sei proprio tornato quello di sempre. E visto che non può vederci, perché non approfittarne? Recupera i cristalli e fai quello che devi. Un altro sortilegio, ma io ti scoverò. I cristalli! Eccoli! No! No! Ali, dove sei? Rispondi! Non preoccuparti, sono qui! Qui dove? Non ti vedo! Segui le mie orme! Dobbiamo cercare Tilda e Ben! Aiuto! Eccola! Ci penso io! Vattene! Vattene! Che bel bocconcino! Ai! Qualcosa mi appunto! Niente paura! È solo un po' di invisibilla! Pazzi e trivelle! È scomparsa! Ali, sei vivo? Certo che sono vivo! Ma che vi passa per la testa a tutti? Ragazzi, che ne dite di dare una lezione a quella iena di Rashid? Farhad, ci sei anche tu! Voi due, aspettatemi qui! Voglio tentare una cosa! Un po' di sabbia nella benzina ed è fatta! Yes! Eppure la iena la sta aiutando, è qui vicino! Perché non la vedaglia? E ora che fai? Ti fermi? Oh, dannato trapiccolo! Ma io ti faccio rottamare! Ecco Ben, è là! Ah, sei tornato in gran forma? Ancora con questa storia! Ben! Amico mio! Mia. Ben! Siamo noi! Via! Via! Maledetti fantasmi! Andate via! Meno male, ci riconosci adesso? Chi sei? Un collega del deserto? Buscia via! Via, banditi fantasmi! Chiunque siate, andate via! Un bernoccolo in testa! La battaglia avrà messo qualche rotella fuori posto! Seguiamolo senza farci notare. Magari tra un po' gli passerà. Ci mancava anche questa! Roventi sabbie!